attenzione, virage a droite. Là, a 500 metri dall'arrivée. Ultimo chilometro della seconda tappa della Parigi-Nizza, arrivo a Commentry. Ormai è tutto pronto per la volata, c'è un uomo della Trek davanti, in terza ruota c'è Nasser Bouhanni, seguito dalla maglia gialla di Michael Matthews, anche Bonifazio e Demar dietro con Christophe, che prova a ritornare davanti, ma mi sembra un po' tardi. Ultimi 250 metri, Bouhanni è pronto a essere lanciato, parte ora Bouhanni con Matthews a ruota, vediamo se Bouhanni riesce a far sua questa vittoria. Si allarga Matthews sulla destra, attenzione, Bouhanni è davanti, Matthews e Bouhanni ancora si toccano, i due, vince Bouhanni, incredibile il finale da rivedere assolutamente, dobbiamo rivedere con terzo sicuramente Bonifazio, ha vinto Bouhanni, ma ci sarà da ridire, aspettiamo il replay, eccolo, con Matthews che sulla sinistra può ad inserirsi, si toccano, rischiano quasi di cadere, pazzesco il finale, poi Bouhanni passa davanti e dovrebbe aver vinto, ma ovviamente aspettiamo e a vedere ora la faccia di Nasser Bouhanni, però davvero deluso, capiamo che la vittoria è stata assegnata dai giudici di gara Michael Matthews e scorrettezza di Bouhanni, possiamo esserne certi, hanno rischiato davvero tantissimo, poi qui Matthews lo manda praticamente a quel paese, Bouhanni non ci sta, risponde qualcosa, ma è l'evidenza che regala questa vittoria a Michael Matthews, non c'è nulla da dire. Rivediamo ancora una volta il replay con l'australiano che si inserisce sulla sinistra, è molto vicino alle transenne, ma lo spazio per passare ce l'ha tutto e sarebbe anche passato perché era in netta rimonta agli ultimi 50 metri, sì, qui sarebbe passato, ha allargato il braccio Bouhanni, come vediamo in quest'altra inquadratura stavano finendo a terra, davvero incredibile, biciclette di traverso, sono riusciti a rimanere in piedi, Bonifazio quasi non li superava, quindi vittoria Michael Matthews davanti al nostro Bonifazio, terzo Bouhanni.